Buonasera e buon inizio di settimana telespettatori di RTA. Purtroppo questa edizione del nostro telegiornale la apriamo, come avrete visto anche dai nostri social, con una brutta notizia. Infatti è successo nel pomeriggio di sabato a Tugo di Berceto un'esplosione in una casa, due fratelli coinvolti. Sicuramente il più grave è l'85enne che attualmente è al Maggiore di Parma in rianimazione, è in coma farmacologico. Buone notizie invece per il fratello, 72 che ieri pomeriggio ha fatto ritorno a casa. Sentiamo i dettagli nel servizio. È in coma farmacologico nel centro rianimazione dell'ospedale Maggiore di Parma, in gravi condizioni Dante Carcelli, l'85enne rimasto vittima insieme al fratello Aldo di 73 anni dello spaventoso incidente avvenuto all'interno della loro casa, una bifamiliare a Tugo di Berceto. Per cause ora al vaglio delle autorità competenti, sabato pomeriggio, a causa del cattivo funzionamento della bombola del gas, sono stati investiti da una violenta fiammata preceduta da un fortissimo boato. Ad avere la peggio, come dicevamo, Dante, che ha riportato ustioni di secondo e terzo grado sul 50% del corpo. Meno gravi le condizioni di Aldo, che già nel pomeriggio di ieri è stato dimesso dal nosocomio di Parma ed ha fatto ritorno a casa, in quella casa che ha subito danni solo fortunatamente al piano terra. Sono stati attimi di autentico terrore per tutti i presenti all'interno dell'abitazione, in particolare per i familiari dei due uomini. Giuliana e Manuela, moglie e figlia di Aldo, erano al piano di sopra quando all'improvviso hanno udito un forte boato. La porta dell'appartamento si è spalancata da sola. Nella frazione di un secondo hanno pensato fosse terremoto, ma poi le urla degli uomini che provenivano dal piano terra hanno fatto intuire che qualcosa di più grave stava avvenendo. Quando siamo giunte, racconta la figlia, abbiamo trovato mio padre in piedi e mio zio che si contorceva e gridava aiuto con ancora le fiamme addosso. Colte dal panico, ma comunque lucide, le donne hanno subito allertato il 118 e prestato i primi aiuti ai feriti. La macchina dei soccorsi è stata efficientissima. Sia la Croce Rossa che i vigili del fuoco sono stati davvero veloci a giungere, così come i carabinieri, i tecnici del comune e l'elisoccorso che ha provveduto a trasportarli subito. Anche il loro cagnolino Whisky, che si trovava con Aldo al momento del boato, ha riportato alcune bruciature di poco conto, ma un altro cagnolino era ancora all'interno dell'abitazione. E qui nella tragedia spicca il grande gesto di umanità compiuto dal maresciallo dei carabinieri Damiano Novetti. Nei minuti successivi al boato, il militare è entrato nell'abitazione non ancora in sicurezza per cercarlo e portarlo in salvo. L'animale, anziano e cieco, in pochi attimi è stato consegnato alla figlia di Aldo, che già profondamente sconvolta insieme alla mamma per quanto accaduto, temeva anche per la sorte dell'adorato animale. Il gesto del maresciallo è stato lodato dal sindaco di Berceto Luigi Lucchi, che è stato presente da subito sul luogo dell'incidente. Siamo tutti scossi e rattristati per la disgrazia che ha colpito il nostro paese, ha sottolineato. Siamo in apprensione per le condizioni di salute di Dante e auspichiamo una sua pronta guarigione, mentre siamo felici per Aldo, che sta meglio ed è già a casa. Berceto, ha proseguito, è una comunità e in questi momenti si prodiga nel modo migliore. Lucchi ha lodato la Croce Rossa, subito presente con diversi militi preparatissimi, l'elisoccorso giunto immediatamente, i carabinieri presenti, i vigili del fuoco con un intervento immediato e mirato. La celerità e la professionalità dei soccorsi in questi momenti, ha concluso, trasmette in tutti noi un'impagabile sicurezza. Restiamo nel comune di Berceto. Ha avuto inizio nei giorni scorsi il processo a carico di una 66enne proprio di Berceto, alla quale viene contestato il reato di minacce. Secondo le accuse, la donna si sarebbe rivolta in modo improprio nei confronti di una conoscente, ritenendo che quest'ultima non provvedesse in modo corretto al proprio figlio neonato. Stando a quanto è testualmente scritto nel capo di imputazione, per intimidirla avrebbe posizionato nei pressi dell'abitazione della donna degli ignoti da giardino con le gambe spezzate ed avrebbe compiuto degli schiamazzi tanto forti che la presunta vittima, che era una sua vicina di casa, sarebbe stata costretta a lasciare la propria abitazione e a chiedere ospitalità ai genitori. I fatti sarebbero accaduti nel 2013. Il processo si sta svolgendo a Parma davanti al giudice Gabriele Nigro e la prossima udienza è già stata fissata al 2 dicembre prossimo. I 3 milioni e 400 mila euro che il governo di Malta deve alla ditta Filiberti di Piane di Carniglia sono stati oggetto ieri sera di un servizio realizzato da Filippo Roma e trasmesso alle Iene.
3.400.000 euro che il governo di Malta deve alla ditta Filiberti di Piane di Carniglia a Bedonia per la realizzazione della nuova sede del governo con sede a La Valletta, progettata dall'architetto Renzo Piano, arriveranno mai nelle casse dell'azienda valtarese? Non ne sono per nulla certe neppure le Iene, che ieri sera hanno realizzato all'interno del loro programma su Italia 1 un servizio proprio su questo argomento. L'ironia pungente, come nello stile di Filippo Roma, ha scoperchiato il classico vaso di Pandora, mettendo non poco in difficoltà il primo ministro di Malta. Se li vogliono tenere in tasca sti soldi. Ma cos'è questo? È una sceneggiata? No, è una cosa seria. Non risulta nessuna contestazione scritta da parte vostra sui lavori effettuati da questa ditta. Perché dice che c'è un problema? Noi abbiamo un problema con una parte del lavoro. Con l'altra parte del lavoro? Adesso fai. Quale parte? Adesso fai. Sa lui come si fa? Io sono presidente del consiglio, non sono. Ha detto che c'è un problema, presidente, lei questo problema lo conosce o non lo conosce? Sì, lo conosco, ma non conosco tutti i dettagli. Vabbè, qual è il problema in generale, senza dettagli? In generale c'è un problema sui lavori. Lui è Michele, il titolare dell'impresa che si è aggiudicata l'appalto. Il governo maltese si deve dare ancora 3.400.000 euro da oltre 2 anni per le opere di realizzazione del loro Parlamento. Come siete arrivati ad aggiudicarvi l'appalto per la costruzione del Parlamento maltese? Nel 2011 abbiamo partecipato a questa gara internazionale e ce la siamo aggiudicata precostituendo una joint venture. Cos'è una joint venture? Un gruppo di imprese che si uniscono per la realizzazione di un determinato progetto. Ed ecco il contratto tra la joint venture di Michele e la GHRC, cioè l'ente governativo che ha bandito l'appalto per la costruzione del Parlamento. Il responsabile dell'ente governativo che ha commissionato la costruzione del Parlamento tira fuori la scusa di alcune finestre e maniglie con qualche problema. Ma di queste cose che contestano non ci mostra nessuna prova scritta. Altre queste cose, no? Sì. Gliele avete contestate in forma scritta? Sì, sì. Ci può far vedere la lettera di contestazione? Sì, ma quella è stata fatta alla BIV. Cioè la joint venture di cui fa parte l'azienda di Michele. Possiamo vederla? Ma quella sarà la corrispondenza che possiamo... penso che devo anche prendere il permesso della BIV. Bisogna il permesso a bevi, siete voi che contestate le cose, avete il diritto di farci vedere queste contestazioni. Ce le fa vedere? Possiamo ancora. Quando è? Ora adesso? No, non posso fare adesso perché. Siamo qua. Se mi dai un po' di tempo possiamo anche trovarlo, quello che c'è. Questo è l'ufficio dell'ente governativo. C'erano così tanta corrispondenza che sarebbe difficile anche di far vedere tutto. A questo punto una ci resta che andare a pignorare il Parlamento. Parlamento maltese, tutti i soldi per la costruzione. Questo c'è un solo valore. Possiamo prendere questo? Possiamo prendere una cosa? Non hai permesso. Come l'ho permesso? Non hai permesso. Devo pignorare il Parlamento perché c'è l'azienda italiana che l'ha costruito, deve prendere i soldi. Dateci qualcosa. Dateci qualcosa. Fuori. Ma ho capito. Volevamo recuperare qualcosa. Dateci qualcosa. No, fuori. Non hai permesso. Mi sa che per l'azienda italiana che ha costruito il Parlamento recuperare questi soldi sarà impossibile. È convocato tra poco alle ore 21 il Consiglio Comunale di Borgotaro, alcuni punti all'ordine del giorno, uno prevede l'approvazione del documento unico di programmazione, il DUP, per il 2016-18, la convalida degli atti di giunta in materia di colonie feline e benessere degli animali, poi ci sarà un ordine del giorno dell'UNCEM per la richiesta di un miglior servizio di trasmissione televisiva in vista dell'inserimento del canone RAI nella bolletta elettrica. Ci spostiamo ora al Izzo Sgadda di Fornovo, dove venerdì mattina il prefetto di Parma, Giuseppe Forlani, ha avuto un incontro con gli studenti in occasione della giornata della memoria. Venerdì mattina il prefetto di Parma, dottor Giuseppe Forlani, ha incontrato gli studenti dell'Istituto Gadda di Fornovo sui temi della memoria. Sono intervenuti il dirigente scolastico Margherita Rabaglia, Maria Teresa Gardelli del Comune di Fornovo, Nella Capretti dell'ASP, l'Arma dei Carabinieri e le Guardie di Finanza. Nell'Aula Magna sono stati proiettati alcuni dei numerosi lavori eseguiti dalle scolaresche sui genocidi, l'immigrazione di massa, il terrore dell'ISIS, sui perseguitati diventati perseguitatori, l'accoglienza e non l'accoglienza di ieri e di oggi.
E ricordando anche il fatto increscioso degli esuli italiani di Pole e Fiume non accolti dalla città di Bologna, il prefetto ha voluto precisare che occorre fare dei distingui e conoscere la storia, seguire la Costituzione e credere nella ruota. La nostra Costituzione è la soluzione che è stata data agli eccessi, alle manifestazioni di cui oggi abbiamo visto espressioni del mondo, cioè che i nazionalismi potevano eliminare questo mostro che ha generato queste cose solo limitandoci ciascuno nella propria sovranità e riconoscendo qualcos'altro, questo qualcos'altro è l'Europa. Nell'occasione il prefetto ha voluto consegnare personalmente i diplomi e le certificazioni conseguite dagli studenti. Il 10 febbraio, nuova giornata della memoria, questa volta sulle foibe. L'assistenza pubblica volontaria Borgo Taro Albareto organizza il corso di primo soccorso affinché noi tutti si sia preparati e si sappia cosa fare in caso di emergenza. 4 serate in tutto nel mese di febbraio, la prima il 16, la seconda il 19, la terza il 23 e l'ultima il 26. Si comincerà sempre alle ore 21 presso la sede dell'assistenza pubblica in via Torresana. Nella prima serata ci sarà la presentazione del corso e conoscere la pubblica, nella seconda serata si parlerà di rianimazione cardiopolmonare, brevi e semplici nozioni teorico e pratiche. Poi la terza serata svilupperà il tema il trauma, come medicare e trattare il traumatizzato. Infine, quarta serata, organizzazione di un soccorso, distribuzione dei compiti, utilizzo dei presidi e tesi finale. Il corso è rivolto a tutta la popolazione interessata a capire come intervenire in caso di piccoli incidenti o malori quotidiani, ma è anche un invito ovviamente da parte dell'assistenza pubblica a coloro che vorressero intraprendere così la strada del volontario alla pubblica di Borgo Taro Albareto, cioè sempre bisogno. Un carnevale tutto vestito di bianco, quello organizzato dalla Proloco venerdì sera a Bedonia. Vediamo. In attesa della grande sfilata che, tempo permettendo, dovrebbe aver luogo nel pomeriggio di domani, Bedonia ha aperto venerdì sera il proprio periodo carnevalesco con un'iniziativa promossa dalla Proloco e realizzata dai diversi bar del paese. Un'iniziativa all'insegna del colore bianco che i vari personaggi mascherati hanno interpretato nei modi più estemporanei. Dai classici medici e infermiere alle ballerine in tutù, da gentiluomini ottocenteschi in frac ai drudi di arancia meccanica ed ancora fantasmi e cacciatori di fantasmi, i cosiddetti Ghostbuster, passando attraverso divise marinaresche per arrivare a maschere più elaborate, compreso un romano pontefice benedicente. Bedonia ha dunque inteso riproporre in chiave diversa la formula già sperimentata nelle notti rosa estive, ovvero tanti singoli intrattenimenti musicali all'interno dei bar contraddistinti da un colore predominante ed unificante. Il Bedonia ha improntato la prima serata su questo tema, il tema del bianco, un tema semplice ma raffinato e mai scontato, direi, perché abbiamo avuto sia maschere semplici come possono essere i classici muratori, ma sia maschere anche molto raffinate come potete vedere nelle immagini di Carnevale veneziano. Oltre alla fantastica serata di venerdì, un'altra ottima serata è stata quella di sabato, dove i nostri locali si sono espressi al meglio nella creazione di cocktail a tema carnevalesco. Domani, martedì, ci sarà la chiusura del carnevale. Come tradizione vuole, verrà aperta con la sfilata, la grande sfilata delle scuole elementari, da sempre punta di diamante di questo appuntamento carnevalesco a Bedonia. A seguire vi saranno carri e gruppi a piedi. Tempo permettendo, la grande tradizione ritornerà domani in piazza e si concluderà alle ore 18 con il classico falò per bruciare la vecchia. Ma attenzione, perché quest'anno altra novità: non finirà col falò, ma bensì i locali di Bedonia si accenderanno per regalarvi una serata all'insegna del buon gusto e del divertimento. Musica live in ogni locale del paese fino a tarda notte.
Una serie di manifestazioni dunque divertenti ed interessanti che si sono potute allestire grazie alla sinergia tra diversi soggetti. Innanzitutto vorrei ringraziare l'amministrazione comunale, tutte le associazioni di riferimento, i commercianti, gli imprenditori privati che ci hanno aiutato e sostenuto per la creazione di queste tre meravigliose giornate. Colgo l'occasione anche per ringraziare i nostri amici dei comuni limitrofi come Bardi ed Albaretto che sono venuti e hanno festeggiato con noi già da venerdì sera. Colgo l'occasione anche per ringraziare le forze dell'ordine che si sono prodigate per far sì che tutto fosse andato nel modo migliore. Direi, il mio pensiero conclusivo è che direi che la collaborazione da parte di tutti ripaga sempre. Vi aspetto domani a Bedogna alle ore 14 per la grande sfilata. E tempo permettendo, domani altri appuntamenti per il carnevale, per il martedì grasso. Intanto ci sarà il grande falò di San Rocco che saluterà definitivamente il carnevale 2016, si terrà nel Tarodine dietro al baracchino. Alle 18 ritrovo dei sabbioni che potranno gustare padeletti, chiacchiere, vin brulé in compagnia. Alle 19 si chiuderà il carnevale con il falò e tanti fuocherelli, quindi mi raccomando, siete tutti attesi numerosi. E il martedì grasso per i bambini si festeggia anche a Santo Stefano d'Aveto nella piazza principale, piazza della Vittoria. Domani alle ore 15 pentolaccia per tutti i bimbi e a seguire polenta. Si ringraziano anticipatamente tutte le mamme, i papà e gli amici di Santo Stefano d'Aveto che vorranno collaborare. Siete ovviamente tutti attesi. E poi a Bardi la sfilata dei carri allegorici che era in programma ieri ed è stata rinviata per maltempo, così come quella di Borgo Valditaro. A Bardi verrà riproposta sabato 13 febbraio. La partenza dei carri è prevista alle ore 15. Siamo alla pagina dedicata allo sport e precisamente al calcio con tutti i risultati della giornata di ieri di prima, seconda e terza categoria. Da segnalare in prima categoria il derby atteso tra la Valtarese ed il Solignano che è terminato in parità 1-1. Termina con un pareggio in prima categoria il derby tra Valtarese e Solignano al Bozia di Borgotaro. Le due squadre, seppur separate in classifica da un divario non indifferente, in campo hanno mantenuto un sostanziale equilibrio studiandosi e segnando una rete a testa. Un pareggio che a entrambe le compagini, per ragioni ovviamente diverse, non appaga. Era un incontro che si preannunciava non facile per il Fornovo ed infatti così è stato. Decisamente superiore ai padroni di casa, la capolista Marzolara ha piegato gli avversari uscendo dal campo vittoriosa alla grande. Il risultato finale 5-2 a favore degli ospiti la dice lunga sulla differenza che ieri si è vista in campo. Pure il Bardi, seppur con una sconfitta meno pesante, si è dovuto inchinare all'altra capolista della classifica, il Basilica 2000, che in casa ha battuto la squadra della Valceno per 2-0. Troppe le assenze, 8 tra infortuni e squalifiche tra le fila del Bardi, che hanno sicuramente inciso sull'esito della gara. I ragazzi in campo hanno dato tutto onorando la maglia e lottando sino in fondo, ma i padroni di casa si sono rivelati più forti andando a segno subito nel primo tempo. Al 20° autorete sfortunatissima del bardigiano Moruzzi, al 45° su mischia e tiro vincente finale del Basilica Novese Barbarini. Nel secondo tempo, forse anche per scelte, i padroni di casa non spingono più, accontentandosi di amministrare il vantaggio e finendo l'incontro sul punteggio di 2-0. Per il Bardi, malgrado questa battuta d'arresto, nulla è perduto, viste anche le non brillanti prestazioni delle altre squadre in lotta per la salvezza. Domenica, nella 22esima giornata, il Fornovo, che si trova al 13° posto con 20 punti, andrà in casa del Lesignano, che precede gli avversari di una posizione, 22 punti. Finito un derby per la Valtarese, è già tempo di pensarne a un altro, questa volta con il Bardi. Sarà infatti scontro diretto tra le due capitali della Valcene e della Valtaro, che in classifica sono divise da parecchie posizioni. Bardi nono con 27 punti, Valtarese penultima con 19. Entrambe le squadre, inutile dirlo, si stanno già preparando al big match ed entrambe vorranno portare a casa la vittoria. Sarà certamente quindi un grande incontro, molto sentito sia da parte borgotarese che da parte bardigiana e non solo in campo. Infine il Solignano attende in casa il Sorbolo che si trova al 6° posto mentre il Solignano è nono.
Passiamo alla seconda categoria, dove prosegue il momento negativo del Compiano, che anche ieri è stato battuto per mano del Sala Baganza per 1-0. Bongi e Scarpenti non bastano al Borgo Taro per ottenere la vittoria sperata. Sul campo del Vico Fertile, infatti, l'incontro termina in parità 2-2 e per il Borgo Taro non è una bella cosa, poiché perde la seconda posizione in classifica. Niente da fare per la Folgore Fornovo, fermata in casa dalla Calestanese per 1-0. Rinviato infine causa maltempo l'incontro tra Valgotra e Fraore. Domenica, nella 18ª giornata di campionato, il Borgo Taro, che è sceso in terza posizione a quota 29 punti, dovrebbe avere gioco facile con l'Audace, che è ultima con solo 4 punti sin qui ottenuti. Per il Borgo Taro, ghiotta occasione da non sprecare. La Folgore Fornovo, decimo posto, 21 punti, sarà sul campo dell'Emignano, che sta disputando un buon campionato ed attualmente è secondo. Il Compiano, penultima posizione a 18 punti, giocherà in casa contro il Vico Fertile, che è sesto e di punti ne ha 21, e infine il Valgotra, con una partita da recuperare, attualmente in decima posizione, cercherà di battere sul suo campo il Sivizzano, che è terz'ultimo. E veniamo ai risultati della terza categoria, dove un attonito e sempre più perso Solignano è stato travolto dal Sissa, che gli ha rifilato 9 reti, lasciando segnare agli avversari un solo gol. La Bedognese non è riuscita a battere il team carignano, che ha vinto con un punteggio tondo 2-0. Niente da fare anche per Terre Alte e Berceto, battuto in casa dal Basilicanova per 2-0. Domenica prossima, nella 20ª giornata, Terre Alte e Berceto cercherà subito il riscatto andando in casa dei Crociati Noceto, che si trovano al penultimo posto con 4 punti. L'ultima in classifica, la Dinamo Solignano, giocherà in casa contro la Felegarese, che di punti ne ha 22, mentre la Bedognese, ottavo posto, sarà ospite del Basilicanova, che invece è decimo. Per la Bedognese buone possibilità di ottenere nuovi e preziosi punti. Domani, martedì 9 febbraio, il cielo sarà nuvoloso sin dal mattino, con deboli precipitazioni in estensione dal pomeriggio su tutto il territorio. Moderate o in locale intensificazione sull'Appennino occidentale le precipitazioni, che poi saranno in attenuazione in serata e nottata. Le temperature di minime stabili intorno ai 5 gradi, decisamente in risalita le massime, che si attesteranno tra 12 e 16 gradi. Infine i venti saranno da moderati a forti in Appennino. I programmi di questa sera di RTA iniziano intorno alle 20.35 in diretta, appunto, Sport con Giovanni Bonfiglio, alle 21.30 Atlas, alle 22 il TG, 22.30 come di consueto Ballo che sballo in TV. Mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto, buon proseguimento, a domani, arrivederci.